Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepper Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Vi avevo già annunciato in un video dedicato che avrei iniziato questa nuova collezione da parte di Iconic Studios in collaborazione con TB League dedicata a Street Fighter V. Eccovi qui quindi, come promesso, la prima doll della Wave, una doll del 2021 e sto parlando di Ryu, direttamente appunto da Street Fighter V. Scopriamolo insieme! Il box art è già un'opera d'arte a sé, con un font bellissimo che riporta Ryu nell'iconica posa durante l'utilizzo della Duken, in un contrasto che va dal bianco e nero del personaggio al rosso di guanti e fascia, su uno sfondo azzurro che va ad esaltare l'immagine e l'energia sprigionata dalla tecnica. Sui lati è ben visibile la scritta Ryu e la peculiarità del riquadro con Player 1 e Player 2 che ritroviamo nel videogioco durante la selezione del personaggio. Nella parte posteriore i vari contatti dei Iconic Studios e le avvertenze. Ma la vera particolarità di questo box è la possibilità di aprirlo per trasformarlo nello sfondo diorama che riprende lo stage di combattimento di Ryu che ritroviamo in Street Fighter, il Suzaku Castle. Un plauso ad Iconic per questa feature che aumenta ancora di più il valore di questo fantastico box. Rimossa la parte esterna, il box riserva un'altra sorpresa. Una cover con i credits degli autori della doll e i comandi per realizzare le mosse speciali di Ryu, in pieno stile videogioco di Street Fighter. Anche per le istruzioni, Iconic Studios non lascia nulla al caso. È coccola il collezionista con un manuale in bianco e nero disegnato in stile fumetto, in cui spiega per bene ogni step per posare al meglio il nostro Ryu e su come gestire le articolazioni del body. Ovviamente è l'interno del box a sorprendere ancora di più. Spiccano subito i guanti in regalo, per poter permettere al collezionista di maneggiare la doll con maggiore cura e senza rischiare di rovinarla o sporcarla, trattandosi di una doll in silicone. Ed ovviamente è la doll stessa, circondata da una parte dagli accessori in dotazione, incluso il secondo head sculpt. Nel piano inferiore del box, invece, la basetta ed il resto degli accessori nel relativo blister. La basetta è di forma circolare piuttosto grande, e riporta su sfondo nero lucido il logo di Street Fighter V e la dicitura Champion Edition. Sulla parte frontale è presente la targhetta metallizzata con il nome del personaggio, mentre su quella posteriore l'alloggiamento per lo stick in dotazione utile per le pose più dinamiche che lo richiedono, come ad esempio quelle volanti. L'effetto Hadouken è una gioia per gli occhi, la plastica traslucida di cui è fatto è di un colore verde acqua che varia in base alla luce che riflette. La palla di energia va via via ad assottigliarsi avvicinandosi alle mani del lanciatore, alle quali però non può essere attaccata. Per sostenersi, infatti, la Hadouken ha un foro nella parte bassa in cui va infilato lo stick trasparente. Capito, Toys, trasparente, che termina con la basetta circolare, anch'essa trasparente. Le mani per l'utilizzo della Hadouken sono ovviamente unite e possono essere applicate alle braccia di Ryu tramite peg. Sono più grandi in proporzione al corpo, in pieno stile Street Fighter V, e verniciate in modo impeccabile sia nella parte dei guanti rossi che nella resa della pelle e delle unghie, scolpite e verniciate perfettamente. I piedi aggiuntivi oltre a quelli montati sulla doll sono più adatti a pose dinamiche di combattimento, avendo la punta piegata a simulare appunto un movimento. Come le mani, anch'esse hanno proporzioni esagerate e la resa dei dettagli di pelle, dita e unghie con tanto di venature ha dell'incredibile. Insieme alle mani e l'head sculpt sono le uniche parti in plastica. Le mani in dotazione a questo Ryu, oltre a quelle a pugno montate sulla doll e quelle per l'effetto Hadouken, sono 8, 4 paia in totale, nelle posizioni più particolari. Abbiamo ad esempio queste, adibite alla preparazione della Hadouken, oppure abbiamo un paio di mani rilassate. In tutti i casi, comunque, sono curate nei minimi dettagli, dallo sculpt delle unghie al painting della pelle e dei guanti. Veniamo ora alla doll, a partire dagli head sculpt, che sono delle vere e proprie opere d'arte che riportano alla vita lo stile di Street Fighter V. Al primo volto serio e rilassato di Ryu si accompagna quello più impegnato a denti digrignati,
da esporre ad esempio nel lancio di una Hadouken o in altre pose durante l'utilizzo di una tecnica. Il sistema di aggancio-sgancio delle teste è quello classico a peg, ma meno difficoltoso di quanto riscontrato in altre doll. Basta una semplice pressione, infatti, ed il peg entra nell'alloggiamento della testa senza alcun problema. La maestria nel painting e nello sculpt di queste teste mettono in risalto ogni singolo millimetro del viso di Vue, con dettagli fuori scala per quanto riguarda denti, labbra, zigomi e persino palpebre e contorno occhi. Anche i capelli rappresentano un esempio di gran professionalità dello sculpting, con ogni ciuffo indipendente dall'altro come dimensione e direzione del capello. Gli stessi vengono raccolti da una fascia scolpita che difficilmente si distingue dalla parte posteriore con il nodo, in cui si passa dalla plastica al tessuto cablato senza nemmeno accorgersene. Il fil di ferro al suo interno permette di personalizzare la fascia a proprio piacimento. Il tessuto del vestito è eccezionale, di un bianco sporco che esalta l'usura da combattimento. Il G è interamente cablato, cosa che permette di posizionarlo in modi differenti per il posing. Bello anche l'effetto strappato in corrispondenza delle spalle ed in fondo ai pantaloni. Anche la cintura nera è cablata ed in tessuto, con i quattro kanji giapponesi cuciti ad una delle estremità che stanno a rappresentare l'ideologia militare dell'arte della guerra di Sun Tzu, e significano vento, foresta, fuoco e montagna. Il corpo è interamente in silicone, grazie alla collaborazione di Iconic Studios con TB League, famosa per questi body seamless, quindi senza soluzione di continuità, come si può vedere da gomiti, collo, spalle e gambe. Il body è molto massiccio e muscoloso, come si confà al personaggio di Ryu, morbido al tatto in ogni sua parte e molto fedele al videogioco in quanto a colore della pelle e realizzazione della muscolatura, di cui sono visibili perfino le fibre. Difetto di questi body in silicone è che se trattati nel modo sbagliato possono diventare delle vere e proprie calamite per la polvere e necessitano di una cura maniacale sia nel posing che nella manutenzione nel corso del tempo per poterli preservare. L'unico punto debole è proprio nelle caviglie, molto delicate e provviste di peg per consentire di sostituire i piedi standard con quelli predisposti a pose dinamiche. Piedi che purtroppo vanno a creare un gap con il silicone delle caviglie esteticamente non molto gradevole. Vediamo adesso le articolazioni, a cominciare dalla testa che può essere piegata in avanti e all'indietro con un collo senza soluzione di continuità, può essere ruotata a destra e sinistra. Per quanto riguarda invece le braccia, possono essere alzate più o meno fin qui, quindi con un ottimo range di movimento, e portate in avanti. Doppia articolazione al gomito che permettono una buona flessione, con il bicipite che sembra quasi andarsi a contrarre durante il movimento. Butterfly joint alla spalla, ovviamente, e braccia che possono andare anche all'indietro. Flessione del gomito, ovviamente, anche per quest'altro braccio. E busto che può essere ruotato lateralmente e piegato sia in avanti che indietro. Discreta mobilità anche per le gambe, che possono andare ovviamente avanti e indietro, con una doppia articolazione del ginocchio che permette di andare oltre i 90 gradi. Articolazione dei piedi e delle caviglie, completamente libera in questo caso perché provvisti di peg. Un confronto velocissimo con Nightmare Batman e qualche personaggio Marvel, tra cui Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Visione e Black Panther.
Ed eccoci finalmente alle conclusioni finali su questo review di Iconic Studios. Una doll quasi perfetta che raggiunge quasi l'eccellenza e vi spiego subito perché. Perché nonostante la cura nei dettagli, nonostante la perfezione a mio parere di molte parti di questa doll, tra cui gli head sculpt, i tessuti, il body è fantastico ragazzi, è un body completamente in silicone, senza soluzioni di continuità per le articolazioni, non si vede nulla, è morbido, è compatto, la figura è bella pesante, è tutto perfetto. Però si porta dietro quelli che sono i difetti appunto di un body in silicone. Quindi una calamita per la polvere e per qualsiasi altro anche liquido o comunque altro residuo eccetera, bisogna stare molto attenti, bisogna stare attenti anche al posing. Non lasciare questa doll troppo tempo in una posa, perché con il tempo appunto il silicone potrebbe seccarsi e poi rompersi. Quindi, oltre a questo, anche le articolazioni dei piedi, che appunto essendo in plastica rispetto alle caviglie, invece il resto del corpo che sono in silicone, c'è questo gap fastidiosissimo che è molto visibile e rovina un po' questa appunto questa armonia, questa perfezione di una doll appunto quasi perfetta. Poi ho avuto molte difficoltà nella sostituzione delle mani e nel posare anche le mani unite per il lancio della Duken. Quindi anche lì, essendo le braccia in silicone e invece le mani in plastica, ho avuto più di un problema nel sostituirle. Per il resto ragazzi, avete visto appunto la recensione, è una doll meravigliosa che consiglierei a tutti di avere nella propria collezione e per me merita un 9,5 pieno. E non vedo l'ora a questo punto di vedere Ken Masters e Akuma, che sono le prossime uscite sempre targate Iconic Studios dedicate a Street Fighter V, e come sapete l'annuncio di Chun-Li, che ancora deve essere ben presentata, ma sarà sicuramente una figura fenomenale. Detto questo ragazzi, vi sarete accorti che per questo video ho cambiato un pochino la modalità di registrazione, di portarvi appunto contenuti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché per me è molto importante, e come sempre vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto.